Buongiorno colleghi, sono le 10 e 6. Ringrazio la segreteria per essere presente al completo e la segretaria Marina Manduccia, a cui chiedo la verifica del numero legale attraverso l'appello. Bertolino presente. Italiano presente. Caputo presente. Lo Monaco presente. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno colleghi. Buongiorno. Allora, di cosa parliamo oggi? L'Alo Monaco voleva parlare della crisi di governo. Io penso che sia utile, dando seguito, diciamo, all'incontro di ieri, aprire un attimo e vi chiedo, la cortesia di darmi una mano nel velocemente, inserire ed essere certi delle modifiche. Richieste prima di girarle alla settima commissione, perché ho avuto ieri una serie di dubbi rispetto alla scelta finale e mi sono guardato bene di inviare il regolamento per evitare, diciamo, una bella confusione. E quindi se adesso condivido lo schermo, scorriamo velocemente il regolamento e concordiamo questo sì, questo no rispetto alle cose che ci siamo detti ampiamente dibattute, io salverei il file definitivo in modo da girare la settima commissione così come eravamo rimasti, se per voi va bene. Poi vi volevo chiedere se subito dopo questo lavoro, tra le comunicazioni, analizziamo un attimo una corrispondenza che c'è stata ieri rispetto all'evoluzione del tema del Gramsci, dell'istituto Gramsci. Non so se avete ricevuto voi anche voi questi mail, e visto che abbiamo fatto una seduta ad hoc lì, sarebbe opportuno dargli un'occhiata o comunque parlarne insieme se ci dobbiamo determinare e in che modo. Fermo restando che, diciamo, è una presa d'atto, ma insomma la leggiamo visto che abbiamo dedicato una seduta su quell'argomento. E poi vi ho girato, o io direttamente o dalla quinta commissione, una richiesta di audizione della costituenda associazione Fondazione dei Cantieri Culturali della ZISA, che ci chiedono un incontro. Come voi sapete, c'è questa realtà che mette insieme i concessionari dei cantieri culturali, che più volte hanno con me interloquito, chiedendomi, sottoponendomi delle criticità e tutte. Siamo arrivati, in considerazione che la Commissione più volte ha espresso il desiderio di fare un sopralluogo, di vedere un attimino gli spazi come sono, ho detto: ma perché non fate una richiesta in commissione e vi ascoltiamo e così iniziamo anche questo passaggio con voi? E così è arrivata la richiesta e quindi ci chiedono un'audizione, che penso sia un momento utile per iniziare questa discussione poi con l'assessore, il dottore Verona, in quanto re responsabile di tutta l'area. Queste sono un po' le comunicazioni, che magari ne parliamo un attimo dopo aver visto questo regolamento, se voi siete d'accordo. Non so se ci sono altre comunicazioni per quanto riguarda l'organizzazione. Domani mattina penso ci sia consiglio, quindi se oggi chiudiamo questo argomento del regolamento, domani io mi vedrei direttamente in consiglio. E poi, non so, volete dirmi altro? Comunicazioni, richieste? O condivido lo schermo? No, Presidente, io volevo dire questo. Noi avevamo all'articolo 9, se vi ricordate, erano insorti dei dubbi riguardo ai criteri di assegnazione in relazione alle categorie, eccetera. E noi, secondo me, dovremmo rileggere l'articolo 3 perché noi avevamo fatto, secondo me, riferimento a questo. L'articolo 3 è proprio l'articolo che riguarda la classificazione degli impianti e delle attività sportive. Se noi quindi lo rileggiamo, perché magari essendo che era scritto in eretto, non essendoci state delle modifiche, magari noi eravamo passati velocemente quando abbiamo rivisto il tutto. Sì, va bene, ma adesso scorrendo tutto il regolamento ci Ok, fermiamo. perfetto. Mi vada la Io, collega. Presidente, avevo anche una cosa da capire, volevo capire. Cioè, noi ci siamo lasciati con, mi Buongiorno, pare. scusate il ritardo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sto cercando di collegarmi ora dal PC. Allora, hanno fugato tutti i dubbi rispetto. Perché magari mi è sfuggito qualcosa, però io ricordavo che su qualcosa, sulla classificazione, come diceva la collega Caputo, però alla fine hanno chiarito i dubbi gli uffici. Perché non ricordo se l'ultima volta Parliamo c'era. dell'articolo 9.
No, ci siamo detti sull'articolo 9 e su articoli delle palestre scolastiche che ci sarebbero stati due approfondimenti differenti. Il primo riguardo ai documenti e un eventuale passaggio con le società e l'altro con la convocazione di un incontro con i due assessorati e i dirigenti scolastici. Quindi sul 9 dovevamo fare una verifica rispetto anche al documento di Palermo al Vertice o di altre società che avevano comunque determinato queste caratteristiche che abbiamo inserito nell'articolo 9, sapendo per certo che diciamo, non è farina del nostro sacco, nel senso che l'articolo 9 lo abbiamo estrapolato dal documento che ci è girato, credo, dalle società. Poi l'altra volta non c'erano gli uffici, volevamo chiedere anche agli uffici che avevano partecipato a quella fase cosa si ricordavano, ma insomma, ci siamo determinati nell'approfondimento dell'articolo 9 e di quello delle palestre scolastiche per capire su due diverse vicende riaggiornare diciamo, le realtà coinvolte. Così ci eravamo lasciati con l'assessore. Ma tu poi l'hai trovato quel documento di Palermo al Vertice? Sì, ora lo giriamo. Quando Ah. arriviamo all'articolo 9 ve lo faccio vedere. Vabbè. Procedo intanto con gli altri articoli per andare veloce e poi ci soffermiamo al 9 e a tutti gli altri. No, Sì, cominciamo da quello che diceva la io collega. inizierei, Ecco. no, facciamoli uno per uno, veloce veloce. Vabbè, ma i Così. primi. Appunto, sì, ma io voglio No, scrivere. invece Cesare, è importante, scusatemi, sì, perché dovevamo inserire quel Il cappello forse un tesserino. po' in tutti. Dovevamo inserire il cappello per tutti, sì, c'era qualcosa da. Vediamo se mi qua. Allora, articolo 1, togliere Polizia Municipale che loro hanno proposto, giusto? Sì. E già, questo l'avevamo fatto in un altro documento. E lo so, ma non so chi c'ha questo documento. Io gli ho chiesto a Ah. Viviana di girarmelo, ma non è quello. Valentina lo No, dovrebbe ma io avere. non sono stata io, Francesco, io ti ho secondato, però non Valentina. ero io che avevo l'ultimo. No, Quindi. non È so chi c'ha. Valentina, No, Valentina dico, mi dovrebbe dispiace. No, avere. nel senso, No, mi ma figurati. dispiace. Ragazzi, iniziamo la discussione chi ce l'ha, facciamo prima scendere, guarda. No, però è inutile che rifacciamo più volte, magari ci perdiamo delle modifiche, questo intendo dire, non è per criticare, è per, cioè, non lo so. Appena raggiungo casa ve lo rimando. Come vi ho detto, oggi avevo un problema di salute. Appena arrivo a casa mando l'ultima versione. L'elenco dovrà contenere il regolarmente registrato, giusto, no? Paralimpiche, giusto, no? E sul regolamento registrato avevamo fatto una discussione. Io non so se poi avevamo concluso con lasciarlo, perché avevamo detto in una prima fase una società può essere costituita e non registrata all'Agenzia delle Entrate. E questo come primo dato per fare un database potrebbe bastare. Cosa diversa poi quando deve partecipare a un avviso pubblico o un bando. Allora lei sì che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere regolarmente registrato. Ne abbiamo disquisito. Adesso se Lo eravamo so, rimasti. non me lo ricordo neanche io, me lo ricordo Cesare, perché poi è arrivato, è intervenuto Sergio Sparacio e alla fine ha spiegato determinate cose, ma non me lo ricordo più purtroppo. O riprendiamo gli appunti della seduta, cioè fare questo lavoro su un documento, Ok, metto punto vediamo. interrogativo. Allora, regolarmente registrato non c'è dubbio che è completo. Su questo non c'è dubbio, però noi volevamo evitare che qualcuno che invece non era registrato ma voleva partecipare, quantomeno completare un database dell'amministrazione, potesse partecipare a prescindere. Quindi che ci fosse un'informazione a 360 gradi di tutte le realtà sportive palermitane. Francesco, scusami, devi leggere l'articolo 3 che hai superato. Tutto o qualcosa in particolare? No, no, no,
Appunto, alla data di adozione... per rinfrescarci la memoria. Sì. Ecco, alla data di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali sono classificati secondo i criteri di omologazione stabiliti dalle federazioni nazionali competenti come segue. A. Palestre e impianti sportivi di categoria A, aventi per dimensione e tipologie caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale o superiore. B. Palestre e impianti sportivi di categoria B, aventi per dimensione e tipologie caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello regionale o provinciale. Impianti e palestre categoria C, aventi per dimensione e tipologie caratteristiche idonee allo svolgimento di attività didattica, sportiva, formativa e o per tempo libero. 2. L'elenco degli impianti sportivi con specifica della categoria assegnata con la specifica degli impianti fruibili dagli utenti deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo, regolarmente aggiornato. In relazione alle finalità dell'articolo 1, il Comune promuove l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per le preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza. B. L'attività dilettantistica, rilevante e agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali. E su questo loro non hanno messo nessuna aggiunta. No, perfetto, perché l'articolo anche di riferimento... Ora ci arriviamo al 9. Perché no, ma infatti era intanto il primo questo, scusatemi però... Ricordate che un anno fa circa, non mi ricordo quando, no, comunque quando abbiamo ripreso il regolamento qualche mese fa probabilmente, abbiamo chiesto comunque questa classificazione, di questa classificazione deve essere comunque data anche evidenza sul sito del comune, o sbaglio? Cioè nell'area sport, vi ricordate che io avevo fatto notare alcune mancanze sugli impianti sportivi? Come? L'abbiamo scritto, portale dello sport. Il comma 2. Sì, però nel frattempo, ho capito, però nelle more di questo regolamento, nel frattempo l'amministrazione, cioè perché sarebbe il caso che quando noi riusciremo a portare in aula questo regolamento, già determinate cose l'amministrazione le abbia predisposte, le abbia fatte, siccome questo è un lavoro prettamente d'ufficio, non c'entra con la presenza col pubblico, non pubblico, si può fare in smart working, si può fare con l'aiuto di Sispi o comunque di chi, il webmaster, non lo so, insomma chi si occupa del portale, sarebbe stato utile anche avere un'idea concreta e magari già vederlo questo lavoro realizzato, dato che ne parliamo, io ricordo ne parliamo dalla prima versione, quindi almeno forse da 2 anni, se non ricordo male, non so, poteva essere anche utile iniziare questo lavoro anche con a supporto poi di quello che stiamo dicendo, non lo so. Anche perché poi trasferendo le informazioni sul sito, poi magari chi lo fa materialmente, riflette, pensa di aggiungere una parola, magari può essere utile, abbiamo dimenticato qualcosa, non lo so. Nel frattempo non abbiamo notizia di un lavoro fatto... Vabbè, comunque questo lo possiamo riprendere non appena concludiamo questa cosa e ci dedichiamo a questo aspetto che dici tu. No, dico, è una cosa che devono fare loro. Dico, noi certo, però noi gli diamo un input. Sì, l'avevamo dato l'input, perché abbiamo invitato anche, se vi ricordate, no, io non voglio essere pedante, però diciamo, avevamo invitato anche in commissione le persone che si occupavano anche dell'inserimento sul portale dello sport, sì, delle informazioni, li abbiamo invitati in presenza in commissione, quindi parliamo di un anno e mezzo fa circa. Comunque oltre un anno fa, per cui poteva essere, cioè io mi aspettavo di avere magari un feedback su determinate cose. Allora, articolo 7. Tempi e modalità per le assegnazioni in uso. Qua mi sembra sembra in contraddizione con il termine del 30 giugno. Su questo come ci siamo determinati, vi ricordate? La comma 3 abbiamo detto ok. Sì, ma l'abbiamo modificato, mi pare. Ah no, nelle more questo l'abbiamo modificato ed è giusto. Si era detto provvisoria, non temporanea. No, Francesco, dobbiamo avere un documento più aggiornato però.
un'assegnazione provvisoria, vi ricordate? Sì, sì. Non era temporanea la parola, cioè... Vabbè, allora non è questo il documento. Ce n'era uno che mi avete girato via Google Drive, che credevo fosse magari l'ultimo, non lo so. No, l'ultimo, io sono convinto che l'ultimo in assoluto ce l'ha Valentina. E poi... Anche a Valentina mancava pure qualche informazione l'altra volta, però, o due volte fa, però, aspetta, sul Google Drive, mi confermo. Il 19/6/2018, questo è vecchissimo, no. Allora, la versione che ha maggiori modifiche è quello che ha Valentina. La seduta successiva, le modifiche le ha fatte Francesco. Ma erano, diciamo, relative. Ma quelle dove abbiamo fatto il maggior lavoro è quello che c'è a Valentina, che è esattamente, credo, di giovedì o venerdì di 2 settimane fa. Francesco, nell'attesa che Valentina ci possa inviare questo documento, ci vuoi aggiornare rispetto, sì, a questa, no, cosa? Sì, no, stavo aprendo la richiesta di audizione, ve la leggo. Sì, certo. Richiesta audizione quinta commissione consigliare, gentile presidente, l'esperienza virtuosa di rivitalizzazione dei cantieri culturali della ZIS, iniziata nel 2018 con l'avvio di un modello sperimentale di cogestione pubblico-privato, ha bisogno oggi più che mai, vista la crisi socioculturale economica causata dall'emergenza sanitaria, di consolidare l'alleanza tra l'amministrazione comunale e i soggetti del terzo settore, concessionari dei capannoni nel complesso di archeologia industriale. Il modello di cogestione pubblico-privato ha conseguito in questi anni risultati mai raggiunti nella lunga storia di gestione pubblica dell'area, come dimostrano i bilanci di attività pubblicati sul sito internet Cantieri Culturali della ZISA. I risultati raggiunti posizionano i cantieri culturali di Palermo come uno dei luoghi culturali più importanti d'Italia per ciò che concerne il settore dell'imprenditoria culturale e delle industrie creative, e li posizionano inoltre come punto di riferimento cittadino per il settore produttivo, sia in termini di generazione di occupazione sia in termini di produzione di valore culturale, al punto che per riuscire ad ottimizzare e strutturare il percorso di rivitalizzazione si è ritenuto necessario costruire un'organizzazione di coordinamento denominata ETS Cantieri Culturali della ZISA. Oggi, per dare continuità al percorso di sviluppo dei cantieri, serve riaprire un tavolo di progettazione che pianifichi le azioni utili alla ripartenza delle attività. Per questo motivo, noi soggetti assegnatari degli spazi riuniti in ETS proponiamo all'amministrazione un piano Restart CCZ. Restart CCZ è un piano di ripartenza delle attività strutturato in diverse linee programmatiche. Quelle che vogliamo discutere con la quinta commissione sono sintetizzate nel documento che alleghiamo alla presente richiesta e afferiscono soprattutto ad attività utili alla funzionalizzazione dell'area dei cantieri per poter svolgere attività in piena sicurezza seguendo le normative per il distanziamento e la riduzione dei contagi Covid, certi di un favorevole accoglimento. Portiamo i signori saluti, 3 febbraio, quindi a questo punto risponderei programmandola per venerdì, per giovedì, ditemi voi. Poi vogliamo ascoltarli intanto loro o invito a partecipare anche l'assessore all'incontro? Allora, io lo farei prima con loro e poi vediamo di trarre le conclusioni e vediamo di coinvolgere l'assessore. Però questo documento, se tu nel frattempo ce lo girassi, io l'avevo girato, non tanto la lettera, ma il documento che poi... Le due ci sono, però ve lo rigiro di nuovo.
L'hai girato come commissione? No, è dalla quinta commissione vi è arrivato il 6 febbraio. Ah, perfetto. Adesso lo giro io, se è in quinta lo giro di consiglieri. Se va volete bene. Lo rigiro, il 6 febbraio è partito. E ci sono allora, i due file. La Francesco, richiesta... ti ho mandato il file aggiornato. Ah, perfetto, adesso la Gavigliana. Era l'1 febbraio. Visto, 2 settimane fa. Continua a non arrivarmi. A te è arrivato, Viviana? No, no. Vale, tu hai modo di relazionarci su questa corrispondenza di studio Gramsci? Hai avuto modo di leggerlo nel frattempo? Nelle comunicazioni dicevo che appunto era arrivata questa email con la corrispondenza rispetto all'atto, la proposta finalmente uscita fuori dall'amministrazione, che comunque non mi sembra trovi felice ed entusiasta il professore Nicosia. Tu hai avuto modo di leggerla in considerazione che abbiamo fatto una seduta ad hoc e ce ne avevamo un po' occupati della cosa. Come commissione secondo te dovremmo prendere posizione, dobbiamo comunque portare avanti qualche azione? Allora, Francesco, intanto l'ho mandata a Viviana alla mail, quella tua di A1, non quella del comune, e a te a tutte e due, Francesco, quindi magari riaggiornate se parlo del testo del regolamento. Sì, sì. Per quanto riguarda l'Istituto Gramsci, sì, praticamente c'è questa risposta a un'interpellanza fatta da un'interrogazione fatta dal Coleo a novembre, quindi la dottoressa Rimedio ha risposto adesso, ricostruendo diciamo a modo suo i fatti e firmando questa risposta, anche diciamo c'è anche la firma del sindaco della Rimedio e di un'altra persona, adesso non ricordo chi fosse. Dopodiché il professore Nicosia risponde a sua volta dicendo che la ricostruzione diciamo che fa la dottoressa Rimedio è assolutamente fantasiosa o quantomeno non attendibile. Insomma, la cosa è lungi dall'essere risolta. Il professore Nicosia dice anche insomma, che poi a questo punto si risolverà nelle sedi più opportune, lasciando intendere che possano essere anche quelle giudiziarie. Di fatto la Rimedio ribadisce che intanto il parere di congruità che era stato dato dalla dottoressa Calandra è anche sottoscritto all'assessore D'Agostino, che ai tempi era assessore al bilancio, di fatto sono privi di fondamento, perché comunque la cifra identificata insomma sembra forfettaria e non comunque su parametri certi. Invece il professore Nicosia dice che erano dei parametri stabiliti anche dalla facoltà di economia e commercio, insomma c'era una come dire, una scientificità nel valutare tutte le ore prodotte in cui diciamo, la biblioteca è stata aperta al pubblico, fornendo di fatto un servizio di sussidiarietà, perché una biblioteca in quella zona non esiste, una biblioteca pubblica,
oltre al fatto che l'Istituto Gramsci conserva un patrimonio chiaramente notevolissimo, è riconosciuto almeno sulla stampa sia dal sindaco sia dall'allora assessore alla cultura che era Cusumano, sia, ripeto, dall'assessore D'Agostino e dalla dottoressa Calandra come, diciamo, un servizio ineliminabile, importantissimo, eccetera, eccetera. Però di fatto poi quantitativamente ci si scontra su quanto valga, tra virgolette, in termini economici questo servizio svolto in questi tanti anni dall'Istituto Gramsci. Quindi al momento, allora, secondo me noi dovremmo comunque riprendere un attimo la questione, perché di fatto siamo andati là ma non abbiamo dato seguito in alcun modo, per cui penso che dovremmo trovare un modo, non dico per ricomporre la cosa, però capire concretamente. Da quello che mi pare della lettera, sembra che si parli di 5.000 euro appunto, che dovrebbero essere dati subito, diciamo, come anticipo, e poi di una rateizzazione con un canone di 500 euro al mese. Non ricordo se la cifra totale era 70.000 euro che veniva conteggiata. Però dico, al di là di tutto, come dice in questo il professore Nicosia, cioè qua è una scelta ancora una volta politica, perché a un certo punto, se si giudica l'Istituto Gramsci, alla fine è un peso, no? Cioè è un peso che il comune non può sostenere per mille motivi, e lo si chiuda, però lo si dica, ecco, cioè, perché non mi pare corretto, ecco, che da un lato si dica che è un'ineliminabile funzione pubblica, culturale, storica, eccetera, 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 e dall'altro lato poi gli si presenti cassa sapendo che non può pagare, perché non ha mai fatto pagare nessuno, ecco, quindi probabilmente l'equivoco è lì. Cioè, se forse l'Istituto Gramsci ci avesse chiesto una tessera a pagamento, cioè, sarebbe stata un'altra cosa. Allora forse bisognava, ecco, chiarire subito che l'Istituto Gramsci doveva erogare servizi a pagamento, perché doveva autosostenersi e non era una biblioteca del comune, una biblioteca pubblica. Credo che di fondo ci sia un equivoco che parte anche dal concetto di sussidiarietà, cioè è come se il Gramsci sia trattato di fatto come un istituto privato. Ecco questo. Quindi penso che quantomeno bisogna tra la scelta politica che ci sta tutta e quella che è meramente tecnica amministrativa, c'è un divario non indifferente. Purtroppo io non credo che la politica possa imporre, rispetto a quelle che sono delle regole, dei regolamenti, possa ovviare a questa situazione. Io ne avevo parlato informalmente anche con il presidente con il nostro presidente, con Francesco Bertolino, dopo che ho avuto un abboccamento con il capo di gabinetto, ed è uno dei motivi per cui abbiamo messo un po' in stand-by anche la commissione congiunta con la trasparenza, perché da ciò che emerge, da ciò che il capo di gabinetto dice, ma credo che sostanzialmente questa lettera riferisca proprio nella stessa maniera, si era arrivati a una forma di transazione. Adesso sto parlando dal punto di vista amministrativo, non dal punto di vista politico, che condivido quello che tu hai appena detto. Si era arrivati a una transazione, una transazione che si limitava a una spesa innanzitutto inferiore, con una quota mensile di 300 euro, e che a quanto pare lo stesso avvocato dell'istituto aveva sottoscritto. Purtroppo nel perdere tempo poi si susseguono, cambiano i dirigenti, ogni dirigente comunque dovendone rispondere in prima persona si attiene scrupolosamente a quelli che sono gli atti amministrativi, e da lì è sorta questo ulteriore contenzioso. Però ribadisco, è come quando noi spesso diciamo, ma sì, facciamo questa cosa, si fa un debito fuori bilancio. Ora, ci sta che noi possiamo dire facciamo un debito fuori bilancio, ma il debito fuori bilancio poi lo deve firmare il dirigente, che giustamente
non è intenzionato a sottoscriverlo, perché anche in questo caso si può utilizzare questo canale, quello del debito fuori bilancio. Ma chi è che quel dirigente che sottoscrive una cosa del genere? Un debito fuori bilancio, tra l'altro, fatto da altri dirigenti. Per cui io, la soluzione, non onestamente, non ve la so dire. Tutta la solidarietà all'istituto, tutta la solidarietà da parte della politica ci sta, è vero. Però la questione è diversa, anche perché non di stesso valore, ma ci sono anche altre realtà che poi, diciamo, si vedrebbero un trattamento diverso, e quindi potrebbero anche loro aprire contenziosi. Ma quindi dico, l'istituto cosa dovrebbe fare? Trasferirsi, rinunciare ai locali, immagino. Ma io non... No, no, per capire come uscirne, perché dico, sono anni ormai che va avanti questa cosa, è decennale. Cioè, quali altre indicazioni? Mettiamo che non voglia pagare, non possa pagare. Cioè, cosa può fare? Lascia lì, o in ogni caso il debito rimane, quindi comunque... Valentina, io questo per capire, queste soluzioni c'è chi li deve trovare. Il sindaco si fa riferimento proprio al dottore Pollicita, ma in senso opposto, cioè come a dire che il dottore Pollicita era testimone di una trattativa che era ricostruita diversamente. Esattamente, ma è quello che ho detto io, solo che poi, quando poi avviene un nuovo dirigente, cioè siccome loro in tutta questa trattativa portata avanti, si era arrivati a delineare alcune cose, ed è questa famosa transazione a cui si faceva riferimento, poi siccome le cose non stavano bene al professore Nicosia, probabilmente ha ragione, perdendo quell'opportunità, chi è subentrato ha detto no, le cose stanno così e si fanno secondo legge. E lì, io ribadisco, non oso pensare di giocare con i soldi degli altri, perché un debito fuori bilancio fatto da un dirigente che appena si insedia, non ti devo dire la verità, non me la sentirei di sostenerla. Però dico, il sindaco altre volte assegnazioni ne ha fatte, quindi bisogna capire se c'è un escamotage, se uscire da quel luogo per rimanere sempre ai cantieri culturali della ZISA può interrompere l'azione amministrativa e aprirne un'altra, non lo so, ma dico, però io non me la sento di andare a dare, di incontrare di nuovo il professore e dargli solidarietà, non basta, non è cosa di solidarietà, o si risolve il problema o francamente fare la parte di quelli che calano la testa, perché giustamente ha avuto e ha un ruolo non indifferente l'istituto, però rimanere impotenti e non poter fare niente, io francamente. Vogliamo udire la dottoressa Rimedio? Non lo so, Presidente. La nota è partita, è scritta e firmata pure dal sindaco. Se lo riteniamo, possiamo uscire con un comunicato della Commissione in cui prendiamo atto ed esprimiamo o condivisione per la chiusura della pratica o critica rispetto a come è andata a finire. Non penso che si possa fare altro. Cioè, una delle due. Dovremmo capire esattamente l'importo qual è, Valentina, perché ieri leggevo questi 70, cioè praticamente dice 5.000 di anticipo e poi 500 fino ad arrivare ai 70, quindi li vogliono tutti, non hanno compensato nulla. Io credo che i 500 parte di affitto siano anche per l'attività odierna. Loro dico quanto quantificano il per intero, hanno comunque quantificato un minimo di utilizzo per attività pubbliche, hanno riconosciuto, non dico quanto hanno detto la calandra, ma almeno una parte. Ma
non si evinceva onestamente cioè hanno quantificato quello per cui non valeva l'accordo negli anni precedenti, per cui non era mai stato pagato un canone. Quindi 70.000, penso che siano comprensivi del servizio che comunque è stato svolto, cioè proprio non riconoscergli niente mi sembra. Credo che sia già, diciamo, uno sconto rispetto a quello che avrebbero dovuto dare. Però immagino che i 500 siano anche l'affitto normale che dovrebbero pagare se anche non avessero debiti. Sinceramente non devo riaprire questa mail. Comunque l'avete ricevuta tutti. Sì, io non lo vale, se qualcuno di voi la può mail non arrivarmi, quella del regolamento. Va bene, io sto tornando di nuovo a casa, sono dovuta andare a scuola appena mia figlia è stata male e quindi mi ha chiamato il maestro e sono ancora fuori per questo. Adesso ve la rimando, l'ho mandata, ma a me risulta inviata, il cellulare inviata alla collega Lo Monaco su Yahoo, sulla mail non del comune, nemmeno lei l'ha ricevuta? Io continuo a fare aggiorno sia su Hotmail che quello del comune, non mi è arrivato. Vabbè. Sto salendo a casa, ve la rimando. Vogliamo leggere. Dico, potete studio. Aprire anche intanto la mail della rimedio, così sulla parte. O quella del dottor il professore Nicosia, dove dice che appunto la ricostruzione è fantasiosa e i motivi per cui lo dice. Secondo leggo me, quella, diciamo, dalla smentita. Quella, la prendo. Okay. Ora, bisogna capire anche se la Calandra è soggetto deputato a stabilire una congruità. Attenzione, io non voglio creare... Calandra è d'Agostino, viene citato l'assessore al bilancio però. Cioè, ragazzi, io capisco che cambiamo assessori al giro di valzer, però cioè, se non vale nulla quanto aveva detto l'assessore al bilancio... Vale, la congruità è un fatto meramente tecnico. E si basa su dati tecnici. Esatto, era stato quindi... fatto il conteggio da parte della Facoltà di Economia e Commercio, sulla base di parametri, diciamo, cioè, per che aveva commissionato, che aveva commissionato l'amministrazione? Non lo so, no, forse il Gramsci stesso, però riconosciuta come valida in quanto vidimata dall'università, dal Dipartimento di Economia, evidentemente la Calandra aveva assunta come tale. Comunque, signori, dico, qua non è che si tratta di tifoseria pro contro Gramsci, qua ripeto, perché a me interessa semplicemente venirne a capo perché dico che si trascinino annosamente queste cose. Cioè, che si abbia il coraggio di dire basta, appunto, non è più sostenibile, si chiuda, oppure il comune prenda il patrimonio per dire il Gramsci, non lo so, però dico, una cosa si deve dire, tutto qui. Se no si finisce giudiziariamente, come conclude il professor Nicosia, allora si veda nelle sedi opportune. Ma mi pare che il comune non si era neanche presentato, tra l'altro, se vi ricordate, a ottobre, all'udienza. Senti, Francesco, quando stavi mostrando la nota, c'era una data, 15 settembre, il Comitato Tecnico Valutazione. Aspetta, il 15 settembre 2016 il Comitato Tecnico Valutazione per una nuova misurazione rilevata in metri quadri rilancia una nuova valutazione del canone di concessione per l'importo di euro 17.000. Aspetta, si vede malissimo. Annui. E si conferma l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento vigente, abbattendo il 40% del canone, valutando, riducendolo in tal modo a 7.000 euro ed applicando la nuova misurazione di canone a far data dall'1/10/2016. Riprendono gli scambi di corrispondenza. Ascolta, io sono qui al patrimonio. Posso fare, se voi concordate, un salto su dalla dottoressa Rimedio e capire se si può collegare, se noi lo riteniamo, e ci può chiarire rispetto a questa nota fatta. Che dite? Presidente, come vuoi, dico... Se sei là, tentiamoci, sì. Così sta vicenda la chiudiamo, perché avendo fatto una seduta di commissione, avere le idee chiare su cosa è successo, metterci punto, secondo me è doveroso.
anche nei confronti del professore Nicosia, dell'istituzione che rappresenta. Vabbè, permettete. Che succede, sì. Scusate, il consigliere Mattagliani è uscito dal collegamento perché stavo scrivendo e non mi sono resa conto. No, sta cercando di recuperare la dottoressa Rimedio sull'argomento. Sì, scusate. Scusate, ma da quello che ho appena finito di leggere mi sembra di capire che il pregresso lo liquidano in 5.000 euro e poi da ora in avanti 500 euro di affitto. Quindi tutto 5. Ho rimandato di nuovo la mail a tutti quanti, anche C'è a Quinta scritto, Commissione. grazie, versamento di anticipo almeno di 5.000, ma non capisco almeno, di 5.000 euro per il pregresso. Di anticipo. No, versamento di anticipo, cioè dati all'inizio. No, è Per l'anticipo. il pregresso, quindi bisogna Rispetto ai capire. 70.000 che Ma devono. dove è scritto questi 70.000 in tutta la lettera? Non ho letto altre cifre io. Questa è la domanda che mi. Ah, qua 59. 59.000. Questa è la mail della dottoressa Rimedio, giusto? Sì. La dottoressa Rimedio non c'è in ufficio. Ci abbiamo provato. Bravo. Vedo se è arrivata l'email della rivale. Eccoci qua. Nella precedente lettera fatta dal professor Nicosia, credo che la città fosse scritta. Ok. Allora, qui effettivamente già la polizia municipale era saltata. Articolo 2 avevamo tolto regolarmente registrato, quindi era un dubbio. Scusate, Cesare, può staccare il microfono? Francesco, poi questa copia la puoi inviare Certo. all'email Sì. istituzionale così? Sì, finiamo le Le ho mandate a correzioni. tutti, Valentina, anche a Ah, te. sì, grazie, grazie. Quindi questo punto che era il punto 2, vi ricordate, regolarmente registrato, che avevamo dibattuto e non ci ricordavamo, avevamo stabilito di toglierlo proprio per fare un'anagrafica aperta a tutti. L'articolo 3 l'avevamo letto poco fa. Scusate un attimo, che è una telefonata. Un attimo solo, scusatemi veramente. Scusatemi, nel frattempo vi posso chiedere una cosa, magari siete informati. Se c'è una onlus che. Ha ripreso Francesco.
Allora, su questo mi sembra che sia uguale a prima. L'abbiamo detto di lasciarlo così. Queste date le avevamo poi concordate. Questi articoli sono già ritoccati da Valentina. Tra l'altro, solo dopo aver preceduto tutte le assegnazioni, questo è modificato, se non sbaglio, no? Rispetto a quello che avevo aperto prima. Io direi di sì, secondo me devi ripartire, perché già dall'articolo 2, ti ricordi che avevi messo il punto interrogativo su regolarmente registrato? E qui, sì, non c'è infatti più. Infatti è stato tolto. Ecco, sì, quindi, sì, 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 sì. E questo dovrebbe essere modificato. Viviana, poco fa dicevi che c'erano dei termini, non sono questi i termini che poi... Allora, normalmente bisogna pubblicare un avviso a ritiro segnalazione di iscrizione professionale degli impianti sportivi di questa categoria, i soggetti. Scusatemi, intanto dico, quando dice suddivisi per categoria non possiamo fare un richiamo all'articolo dove se ne parla, come da, tra parentesi si fa richiamo all'articolo. Ma dove? Annual, al punto 1, dico punto perché uno, poi... Vivi, scusate, eh? Però intanto esaminiamo quelli rossi, non aggiungiamo altra carne al fuoco, esaminiamo quelli rossi rispetto alle discussioni avute, se sono questi quelli le modifiche da accettare o da togliere. Poi se abbiamo altre aggiunte facciamo un attimo dopo, altrimenti abbiamo discussioni non finiscono più. Questi rossi sono quelli concordati? Come perentorio, l'ufficio sport provvederà... A me sembra di sì. Sì. Sì, secondo sì, per me sì. Le modalità previste sì. Per quella definitiva. Questa assegnazione provvisoria, no? Infatti non temporanea, sì. Secondo le modalità previste. Utilizzando apposito modulo che sarà parte integrante, avevamo detto ok. Punto E, avevamo detto ok. C'è scritto da... del referente della società. Questo lo possiamo togliere, giusto? Da rivedere lo possiamo togliere? Dati della società richiedente, abbiamo detto ok. Referente della società va bene? Sì, perché l'avevamo lasciato. E allora, nominativo Dell, anziché responsabile organizzativo. Va bene, lo lascio rosso. Va bene, dico lo devo lasciare. Poi, articolo 8,2. L'ufficio sport darà priorità all'istituto scolastico di competenza comunale che non dispone di palestra propria. Ok. 4, c'era pure un ok. Il presente comma si riferisce a tutti i tipi di stanze ex articolo 8 del presente regolamento, da ripetere nella parte concernente le palestre scolastiche. Vabbè, questo lo possiamo togliere allora, da ripetere nelle parti. Vabbè, lo prima lo mettere, prima lo ripetiamo. Vabbè. E poi lo togliamo. Abbiamo scritto ok, infatti. Comma 5, ok. Comma 6, ok. Comma 9, 9,1. Ah, questo è l'articolo 9 e lo saltiamo. Queste però le avevamo viste, andava bene. Dico. Comunque, però il 9 lo lasciamo. Articolo 10. Comma 2 avevamo detto ok, comma 3 ok, specificare la possibilità di cedere ad altre società. Allora, comma 2, articolo 10, va bene, pubblico spettacolo, questo avevamo detto, comma 3... da sostituire con parte sottostante. Porca miseria, che è successo? Comma 3. Vi ricordate questa discussione? Sì, sì.
Così l'evidenza di spazio, quindi in caso di evidenza del segnatore, deve dare come versione scritta l'ufficio competente come 5 giorni di verifica. Oltre i termini, è dovuto ugualmente il pagamento dell'intera tariffa. Ove, a seguito di rinuncia definitiva e motivata di spazio, zona spazio vengono concesso ad altri, nulla è dovuto. Ma perché non si capiva? Scusatemi. Perché non si capiva? Perché non era chiaro? Loro hanno proposto di modificarlo con tutto questo comma nuovo. In caso di rinuncia di spazi stagionali in data antecedente la scadenza indicata nell'autorizzazione. La scadenza? In caso di rinuncia? Ma perché scadenza indicata nell'autorizzazione? Ah sì, perché diceva, ho capito, no, ma non è che non si capiva, l'hanno modificata perché si è detto una cosa è una rinuncia di spazi da parte di un tipo di società, forse può essere, ricordo bene, una cosa è per un altro tipo di attività sportiva, perché in realtà loro stanno dicendo che la scadenza la mettono loro in ogni contratto che fanno, in ogni assegnazione loro metteranno la data entro la quale bisogna pronunciarsi. Cioè, faccio un contratto e ti dico che tu entro, mi devi confermare o puoi disdire entro una determinata data. Insomma, lo scrivono, mi pare, nell'accordo. Me lo ricordate? Sì, io ho segnato ok, specificare la possibilità di cedere ad altre società. Lo spazio venga concesso ad altri. Aspetta, resta a carico del segnatore il pagamento dell'intera tariffa, ad eccezione del caso ove, a seguito della rinuncia definitiva e motivata di spazi stagionali, lo spazio venga concesso ad altri, nulla è dovuto. Scusate, in italiano non va bene, c'è qualcosa che non va. Per cui nulla è dovuto dal rinunciatario dopo la data del... Cioè, non lo so, dico, non è scritto bene in italiano, eh? Nel caso di disatto temporanea di fascia earlier, sto carico del segnalare il pagamento della tariffa dovuta. Scusatemi, nel caso di rinuncia di spazi stagionali in data antecedente la scadenza indicata nell'autorizzazione, precedente alla scadenza indicata nell'autorizzazione. Ma si potrebbe semplificare direttamente, resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa fino al momento in cui lo stesso spazio verrà nuovamente assegnato, per semplificare invece di... No, ma è così erzicogolato, ma poi dico è scritto male perché poi c'è un nulla è dovuto che non si sa bene a cosa si agganci. Cioè, resta a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa, tranne lo spazio venga concesso ad altri, però a seguito... È un rafforzativo, cioè dice... Ad eccezione del caso, significa che già non paga. E poi hanno messo una sorta di rafforzativo, nulla è dovuto. Si ad eccezione del caso, ove a seguito della rinuncia motivata di spazi stagionali, virgola, lo spazio venga concesso ad altri, virgola, nulla è dovuto dal... No, in italiano non si scrive no, così. No, sono d'accordo. Sono d'accordo. Potremmo mettere, resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa, punto e virgola. Ma poi deve essere semplice, appunto, dobbiamo fare frasi brevi e semplici, perché nel sennò... Nel caso in cui, a seguito della rinuncia definitiva motivata di spazi stagionali, lo spazio venga concesso ad altri, nulla è dovuto, punto. Questo dopo la data della nuova assegnazione, che c'entra? Nel caso di rinuncia di spazi stagionali in data antecedente, intanto mettiamo, non lo so,
Comunque, intanto mettiamo alla scadenza, dico per un fatto, cioè proprio di. E poi l'assegnatario ne deve dare comunicazione scritta all'ufficio competente. Resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa. Ma questo resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa? Si riferisce al periodo precedente o al fatto o a dopo la scadenza? Ok? Perché loro mettono una scadenza che è indicata nell'autorizzazione. L'assegnatario deve dare comunicazione scritta all'ufficio competente e si paga o non si paga? Cioè, scusatemi, non mi è chiaro invece questo, cosa vogliono dire. No, dice dopo che non si paga, nulla è dovuto dal rinunciatario dopo la data della nuova assegnazione, qualora lo spazio venga concesso ad altri. E resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa. Fa cosa? Quale? Quando rinuncia in data antecedente alla scadenza? Oppure se è in data successiva alla scadenza? Vale, non lo capisco, scusami. Allora, nel caso di rinuncia in data antecedente la scadenza indicata nell'autorizzazione, l'assegnatario ne deve dare comunicazione. Resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa, ad eccezione del caso ove a seguito della rinuncia definitiva e motivata lo spazio venga concesso ad altri. Nulla è dovuto dal rinunciatario dopo la data della nuova assegnazione. Comunque è scritto malissimo, cioè queste frasi sono senza soggetto. Certo, ma infatti l'abbiamo detto, però dico onestamente, quindi anche se Allora, loro rinunciano in data antecedente alla scadenza, io lo correggerei antecedente alla scadenza, dico se loro scrivono così, resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento di intera tariffa, quindi comunque lo devono pagare, giusto? Anche se rinunciano in data antecedente. se si trova un sostituto, no, però. No, è chiaro, dico. Togliamo la subordinata, cioè parliamo di resta comunque a carico dell'assegnatario il pagamento dell'intera tariffa, quindi in caso di rinuncia comunque devono pagare, giusto? Sì, così Ok. capisco. Si poteva mettere continuativamente, nel caso di rinuncia di spazi stagionali in data antecedente alla scadenza, l'assegnatario ne deve dare comunicazione scritta all'ufficio competente. Facendosi carico del pagamento dell'intera tariffa. Esatto, ecco, questo volevo dire, lo mettiamo continuativamente. Facendosi carico, tanto si capisce che è l'assegnatario, il soggetto, Del pagamento del dell'intera pagamento tariffa. dell'intera tariffa. Quindi togliamo, no, già pagamento dell'intera tariffa c'era. Devi solo cancellare fino ad assegnatario. E anche pagamento perché è scritto non esiste. Facendosi carico il pagamento dell'intera tariffa, virgola, ad eccezione del caso, ove, nel caso in cui. Nel caso in Infatti, cui nel caso in cui a seguito della rinuncia definitiva e motivata, non vabbè, si io può mettere metterei un punto e virgola, sì, dopo ecco, tariffa nel mettiamo caso in punto. cui. Allora, qualora, a Qualora, seguito. tuttavia, virgola, qualora a seguito della rinuncia definitiva e motivata di spazio lo spazio venga concesso ad altri, nulla è dovuto al rinunciatario. Tuttavia, virgola, qualora e cancelli ad eccezione del caso ove a seguito. Oppure viceversa, vabbè comunque, tuttavia. Qualora, fermo fino a seguito. Tuttavia, togli la virgola. Tuttavia, qualora a seguito della rinuncia definitiva e motivata agli spazi stagionali lo spazio venga concesso ad altri, nulla è dovuto al rinunciatario dopo la data della nuova assegnazione. Va bene. Nel caso di disdette, resta a carico. Prima di Questo è il passare pagamento. Ah, sì, scusa. avanti, Francesco, se ritorni un attimo all'articolo 9, al punto 5.
Volevo chiedervi se siete tutti d'accordo, c'è una frase scritta in verde, articolo 9.5. Un secondo solo invece, dico questa, quindi la sostituzione e la cancellazione la facciamo dopo, giusto? Leggilo. Il comune favorisce nell'attribuzione dello spazio di qualsiasi categoria alla società sportiva non in possesso di un impianto proprio e che non utilizzano altri impianti privati per la disciplina di cui si fa richiesta. Allora, vi piace come... Io non sono d'accordo, l'avevo già detto, intanto proprio come impostate, che non utilizzano altri impianti privati, ma che vuol dire? Ma questo l'abbiamo dibattuto, addirittura è verde. L'abbiamo discusso una marea di volte, in effetti, però... Se non vi piace... No, va bene, comunque io... Sottolineo sempre le mie perplessità, dal punto di vista concettuale che da come è scritto, però va bene. Vogliamo migliorarlo. Giusto per... Su come è scritto, se vuoi Vale, possiamo farlo, però dico, ci siamo confrontati... Anche leggendolo, dico, di un impianto proprio e che non utilizzano altri impianti privati. Forse senza altri, che non utilizzano impianti privati. Vabbè, altri, cioè sì, vabbè, sì, certo. No, altri rispetto altri al proprio. Oltre al proprio, altri. No, altri impianti privati. Altri rispetto al proprio, il proprio sarebbe privato. Pure privato. Vabbè. Il proprio è privato. Cioè, noi abbiamo detto proprio questo. Non utilizza, non solo non è proprietario, quindi privato, giusto, proprietario di uno spazio. Vuole usare quello pubblico. Diamo la priorità a quelle società che non hanno né un proprio impianto che è privato in quanto di proprietà privata e che non hanno altri impianti privati, proprio per far capire che parliamo di impianti privati, cioè non che non hanno... Ripeto... Sì, va bene, passiamo avanti, io rimango delle mie idee e basta, va bene, ok. No, però si può migliorare perché... No. Cioè, è in relazione alla società sportiva di cui parliamo, perché dico ci può essere la piccola società sportiva come la grande società sportiva, bisogna vedere di che impianti stiamo parlando. Era anche è troppo se ti generalizzata questa, non mi convince. Ecco. Ah no, quindi non l'impostazione come è scritta, sì, cioè, non l'impianto, proprio... cioè l'impianto sì. Del... il concetto è che uno che possa utilizzare di un altro impianto che non sia il proprio, non abbia priorità. Cioè, non in possesso di un impianto proprio e che non utilizzano altri impianti privati. Era questo di quello che è stato inserito, Cesare. Già noi l'avevamo messo nel regolamento che avevamo presentato. Esattamente. Era già nostra questa cosa. Sì, è stato aggiunto quello che è scritto in verde. Sì. E che non utilizzano altri impianti privati. È su questo che... Quindi è la formula, perché comunque il concetto è giusto, lo condividi. Vabbè. Dipende dai casi, ripeto. Ma io vi ho fatto l'esempio, ma ricordo che non fu considerato, della piccola squadretta società di Taekwondo, dove andava tanti anni fa mia figlia, che si appoggia, tra l'altro, quando si poteva, non a un altro impianto privato, perché la parola impianto... Quanto? È... 32. Sicuro? Sì. Perché la parola impianto è una parola impegnativa, cioè per esempio molti più che impianto prendono in affitto una salettina, un salotto di un appartamento, cioè per dire, no? di un posto dove si fa il dopo scuola, che magari ha le cose di sicurezza, è in regola, ma non è che è un impianto sportivo, è un saloncino, per esempio, nelle parrocchie, dove molti fanno ginnastica, gli anziani, per esempio, i bambini, ecco, in quei casi vale, è un impianto privato, cioè il salone della chiesa di San Francesco di Paola, dove si fa spesso ginnastica, rappresenta impianto. Io non vorrei, infatti questo vedi Vale, io non vorrei che nel messaggio che si voglia dare, siamo bravi perché tuteliamo quelli che non hanno nulla e che non possono fare nulla, poi alla fine si creano difficoltà
pratiche, oggettive, ecco questo. Io l'ho capito il senso che si vuole dare con questo punto 5, però non lo so se poi si creano dei problemi. Ma ripeto, la dicitura impianto privato, impianto è comunque una dicitura che dà adito a dubbio. Noi vogliamo dire che appunto anche i saloncini delle parrocchie sono impianti? L'istruttore di ginnastica che paga da un obolo alla parrocchia per usare il saloncino sta utilizzando un impianto privato? Cioè si apre un mondo. Vale, io non credo, scusami, perdonami, noi qui lo stiamo facendo ovviamente per favorire le piccole a discapito delle più grandi, per favorire le nuove, magari nascenti. No, no, quando io vi ho fatto l'esempio del taekwondo, voi mi avete detto vabbè, ma in quel caso lui si può permettere un piccolo affitto. No, perché quindi poi, allora io pensavo alla chiesa, dico, ha un contratto, perché poi anche lì, dico, io penso che una società sportiva che ha delle responsabilità, parliamo di vocazione sportiva, società sportiva in particolare, giusto? Cioè, se tu hai una società, per quanto piccola, ok, e hai tu un locale che paghi o che è di tua proprietà, intanto un locale è di tua proprietà e fai gli allenamenti in una palestra, poi se chiudi ricevi pure gli incentivi statali, va bene, perché sei ufficiale, sei iscritto, eccetera. Poi dall'altro lato hai anche la possibilità, oppure non hai l'impianto privato tuo, però hai la possibilità di pagare una palestra priva, un locale che è una palestra, che si chiama impianto sportivo pur essendo una palestra, che è un comunque accatastata come palestra, tutto quello che vuoi, e finalità palestra, e fai fare gli allenamenti in quella palestra privata. Vorresti usare un impianto comunale per non pagare 100 euro, ma ne vuoi pagare 50, e poi l'impianto comunale, va bene. Non è che noi li escludiamo, però diciamo che diamo priorità a chi non ha la possibilità già di base neanche di pagare, diciamo, una palestra privata, un altro impianto privato, e diamo la priorità prima a quelli e poi in seconda battuta anche alle palestre. Stiamo parlando degli impianti di tutte le categorie, questo discorso vale secondo me... Non di tutte le categorie, è logico. È questo che non va, è logico. Capito? È generalizzare, perché io l'ho capito, Viviana, quello che tu stai dicendo, l'ho capito, lo condivido, sì, sono d'accordo con te, però non per tutti gli impianti di tutte le categorie. Noi abbiamo fatto una classificazione, cioè... Non so. Ma quella va a monte, quella vale prima, cioè la classificazione va a monte. Cioè tu qui, allora... Io ho capito così, ditemi colleghi se sbaglio. Allora, se tu hai una palestra, se tu stai parlando di piscina comunale e di che è una palestra a vocazione per le gare olimpioniche, eccetera, tu metti a confronto le categorie A, cioè questo è un criterio che va, come dire, va visto nell'economia di tutti gli altri criteri. Quindi è chiaro che non puoi mettere a confronto la palestra scolastica con la piscina comunale. Cioè io che sono... Scusami, il punto 5, Viviana, è il comune favorisce nell'attribuzione dello spazio di qualsiasi categoria. Leggiamolo tutto il punto 5. Il comune favorisce... Allora, nell'attribuzione dello spazio di qualsiasi, non è che noi ci dobbiamo fermare. No, no, hai ragione, ma magari mettiamo... dobbiamo perché io ti seguo in quello che hai detto, lo condivido, però rispetto a come è scritto il punto 5, allora non il comune favorisce nell'attribuzione dello spazio di qualsiasi categoria. Le società sportive non in possesso di un impianto proprio e che non utilizzano altri impianti privati per la disciplina di cui si fa richiesta. Non lo so. Se mettiamo ciascuna, Vale, scusami, non ho capito quello che vuoi dire. Cioè, sì. Tu il paragone lo fai per ciascuna, non per qualsiasi. Cioè, le A le paragoni con le A, le B le paragoni con le B, quelle le società che si occupano di attività, per esempio, sì, motoria. Perché io, vedi, sono d'accordo sul fatto di favorire chi non ha niente, su questo siamo d'accordo, non ho dubbi. È il discorso che mettiamo sullo stesso livello le categorie, sullo stesso livello le varie discipline. No, 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 è scritto allora male, io non volevo dire questo. Lo sappiamo, no. Ci sono delle discipline che hanno, non lo so... Bisognerebbe leggere sopra quando parliamo di categorie...
quando parliamo di categorie, se ci sono delle limitazioni. Scusatemi, risalire... parliamo comunque no, di qualsiasi, allora, di ciascuna categoria. Già è una parola importante, ciascuna al posto di qualsiasi, cioè lo fai categoria per categoria, questo voglio dire. Sì. Cioè tu metti a confronto le grandi che hanno, tra le grandi, ok, tra le categorie A, quelle che hanno comunque già uno spazio proprio, quelle che invece ce l'hanno, quelle che pagano già un affitto altrove, con quelle che non possono permettersi di pagare un affitto. Cioè, secondo me dobbiamo fare ciascuna categoria, o no? Io metterei: il comune favorisce nell'attribuzione dello spazio richiesto le società sportive non in possesso di un impianto proprio. Si fa riferimento alla richiesta che viene fatta, perché a monte la divisione delle categorie, per fugare ogni dubbio. Scusami, con riferimento a ciascuna categoria, no? Perché non volete specificare che con riferimento a ciascuna, cioè come dire che è una macro distinzione quella delle categorie? Sì, l'attribuzione dello spazio richiesto che cos'è? Si fa riferimento alla richiesta specifica, però uno richiede l'impianto A, l'impianto B o l'impianto C in base alle caratteristiche della propria società. Quindi quella è una vicenda. Una volta che tu hai i titoli per partecipare all'assegnazione dello spazio B, un altro criterio è quello che viene specificato in questo comma, cioè che vengono favorite quelle che non hanno una palestra propria o che non utilizzano impianti privati. Sì, ma secondo me non entra nel merito della categoria. Comunque sì, io non voglio creare problemi, dico, se poi anche perché era una cosa fatta con l'assessore, dico, per me poi io ho dei dubbi manifestati. Scusami Valentina, se noi però facciamo capire che è limitato, cioè a ciascuna categoria, cioè tu metti a confronto le società sportive per gli impianti categoria A e fai un discorso, poi per la categoria diciamo inferiore e fai un altro discorso, per le palestre scolastiche con le società piccole fai un altro discorso. Cioè se tu sul territorio hai tre società di cui una ha un impianto proprio, sempre nel quartiere di Borgo Vecchio, una ha un impianto proprio, una paga un affitto e una poverina vuole fare attività ma non ha né la possibilità di pagare un affitto e neanche di avere un impianto proprio, a chi diamo priorità per dalle 10 alle 11 o dalle 17 alle 18 nella stessa fascia, a chi non ha nulla, certo, questo è il senso. E allora mettiamo per ciascuna categoria, dico in caso di, perché poi questo avviene in caso di compresenza di richiesta, si può scrivere in funzione della categoria. Il comune favorisce la distribuzione dello spazio in funzione alla categoria, le società sportive, quindi in funzione alla categoria, le società sportive. Non lo so, secondo me in italiano è meglio per ciascuna categoria, perché perché in funzione della categoria sembra che se sei categoria A lo fai, se sei categoria B non lo fai, capito? Cioè come in funzione. Cioè in realtà è, tu la fai un'analisi, cioè la situazione, la conflittualità si verifica quando hai la contemporaneità di una richiesta della società della stessa categoria, quindi per ciascuna categoria io dopo applico questo criterio, cioè questo è il senso. Cioè, non lo so, non chiarisce. Sì, ma ci può essere appunto il problema della società che per esistere deve avere magari i vari settori, giovanile, eccetera, eccetera, e quindi ha bisogno di occupare quell'impianto sportivo e magari anche di avere, non lo so, di affittare un impianto privato. È questo che fai? Gli limiti, il fatto che ha bisogno di avere anche un impianto privato perché magari lì, non so, fa allenare i giovani, non lo so, il settore giovanile. Allora presume questo che è più grande. Precludi di occupare per certe ore giornaliere l'impianto principale. Però perdonami Vale, tu quando disegni questa, stai disegnando tu la fisionomia di un tipo di società, giusto? E questa società già ha una priorità che è precedente, perché ha un numero di iscritti maggiore, si presume, perché ha più categorie, questo. Ok?
È un criterio che anche quello viene valutato, quindi ha una premialità in quel criterio. Sì, ma da qui, qui dove lo... Sì. Io non devo prendere tutto il documento insieme, così fermandomi solo su un comma ho difficoltà, però dico, aspetta che prendo il documento. Perché qui parliamo spazio di qualsiasi categoria, e quindi comunque... Vabbè, lo apro io qua, perché dobbiamo scorrere, allora... Presidente, Presidente e colleghi, io vi chiedo scusa... Vi devo lasciare purtroppo, però temporaneamente vi lascio. Domani ci sono di nuovo, eh? Cioè, non pensate, dice, finalmente ce la siamo fatti. No, fuori. Ci vediamo giovedì, Cesare. Ah, va bene. Ok, grazie, una buona giornata con lei. A dopo, ci vediamo in contatto. Ciao. Allora, impianti, quindi impianti categoria A, allora, le priorità e l'assegnazione. Scusa Valentina, allora, noi abbiamo il punto... L'articolo 9, criteri per l'assegnazione. Un attimo, devo mettere il caricabatterie, scusa. Sì. Scusa un attimo. Gli spazi a società associazioni sportive. Allora, priorità assegnazione. Ok, allora magari possiamo, dobbiamo riprendere, Francesco, se scendi un po', forse la collega si rende conto, allora sopra c'è le priorità nell'assegnazione degli impianti e degli orari per le attività di allenamento annuali saranno determinate dai di seguito indicati, e il primo criterio è l'impianto di impianti categoria A. Rilevanza attività sportive ed agonistiche con priorità per l'attività di vertice. Aspetta, coppie, attimo, Viviana, tu non mi puoi prendere l'articolo 9, perché l'articolo 9 non lo abbiamo definito, non lo abbiamo... Sì, però l'orientamento è questo, vale. No, l'abbiamo sempre saltato, abbiamo detto poi lo riprendiamo, poi no, lo riprendiamo. Ascolta, però ad oggi le assegnazioni avvengono così, cioè fino all'ultima assegnazione nel bando c'erano più o meno questi criteri. Sì, d'accordo, quindi... però è un articolo che, ripeto, non abbiamo definito, ogni volta lo saltiamo, quindi io non lo prendo in considerazione. Ecco, io... No, vabbè, se non lo prendi in considerazione, allora lo saltiamo tutto, non ha senso. No, allora... no, non è questo. No, è importante. Cioè, tu no, non perché puoi... questo... la razza puoi è questa. Prendermi, farmi leggere l'articolo 9, che è un articolo che non sappiamo come verrà modificato. Ecco, questo ti voglio dire. Ma quel criterio va letto dopo, sì. Questi qua, e i criteri sono sempre stati e saranno quelli della premialità data alle attività di vertice. Per quanto riguarda gli impianti categoria B, invece la presenza di settori giovanili, CONI e CIP, attività seguite dai settori giovanili. Però lì c'è scritto qualsiasi categoria in quel punto 5, comunque veramente... E infatti... Per quello qualsiasi non va bene, per ciascuna categoria, cioè quella valutazione va fatta valutando gli impianti categoria A, valutando gli impianti categoria B e valutando gli impianti categoria C, cioè per ciascuna categoria, non per qualsiasi categoria. Sembra la stessa parola, ma non è la stessa. Cioè, ciascuna è singolarmente le singole categorie e ti fai una valutazione. Qualsiasi significa tutte in modo indiscriminato. Non so, a questo punto non so che cosa dire. Dovremmo essere tutti d'accordo su questa cosa, oppure lasciarlo così e basta. Io non la condivido appieno, ecco. Vabbè, andiamo avanti, Presidente. Scusa, Francesco, qualsiasi lo puoi evidenziare, io faccio la proposta di ciascuna, perché è suddiviso per categorie. Questa cosa va chiaramente tarata sulla singola categoria. Non puoi mettere a paragone la categoria A con la categoria C, è chiaro. Prima valgono i criteri della categoria A tra loro e tu eventualmente fai come ultimo anche questa valutazione. Tra parentesi, se vi vuoi mettere ciascuna,
Perché secondo me delimita, che appunto è una valutazione che fai per ciascuna. Ok. Quindi ritorniamo al comma 3 dell'articolo 10. Quello l'avevamo sistemato. Dopodiché, nel caso di disdette temporanee di fascia oraria, resta a carico dell'assegnatario il pagamento della tariffa dovuta. Sono esenti dal pagamento solo le sospensioni delle attività per le festività natalizie e pasquali. E poi c'era quest'ultima frase: Scusami, pagamento di. disdette temporanee, che significa disdette temporanee? Cioè, quindi non dell'intera stagione, giusto? C'è solo di una fascia oraria, vabbè, Sono esenti dal pagamento solo le sospensioni delle attività per le festività natalizie e pasquali e poi i pagamenti stagionali devono essere effettuati con pagamento trimestrale anticipato. ok. Anche qui c'era stato il... Qua lasciamo il punto interrogativo, lo mettiamo tra parentesi. Poi. Questo l'avevamo modificato noi, opportunamente motivata, ricordate, il richiedente, comma 5, hanno detto ok, è stato inserito da loro. Società sportive per un fatto non imputabile al comune, non utilizzi l'impianto, benché questo sia regolarmente fruibile e funzionante, non ha diritto a alcun rimborso, né trasferimento in un'altra dell'uso dell'impianto, ad eccezione di eventi imprevedibili o di calamità naturale. Articolo 11, questo da togliere, avevamo detto sì, perché avevamo aggiunto comportamento sopra, vi ricordate? Vabbè. Ragazzi, mi sembra che abbiamo finito, perché poi rimangono gli ultimi tre della. Questo è sempre il solito punto interrogativo dei pagamenti. Quindi rimangono tre cose: il famoso articolo 9, la famosa discussione su su pagamento anticipato, in cosa si intende, e le palestre scolastiche. Ci appuntiamo queste tre cose, almeno ci mettiamo punto. 19. Questo l'avevamo tolto. E questo non è chiaro. Inoltre, questo è utilizzato anche. Stiamo parlando dello stadio Schifani. Scusate, ma questo l'avevamo modificato, non, quelli inoltre non va bene, fermo Dov'è? restando che, cioè l'avevo scritto io, aspetta Francesco, Se nella l'avevi versione... scritto tu, ce l'hai tu però. No, no, te l'ho mandato assolutamente Francesco, solo che era soltanto, ci eravamo concentrati su quell'articolo, quindi mancava, aspetta che ce l'ho davanti, dovrebbe essere, no, questo è quello di Valentina, aspetta, inviati. Gennaio, vediamo. Allora, no, io il problema è che noi a volte ci siamo concentrati su un articolo e quindi le modifiche. Che articolo è? 19. Allora, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del presente regolamento, lo stadio delle Palme Vito Schifani è un impianto specialistico prioritariamente destinato a manifestazioni, campionati e allenamenti delle specialità di atletica leggera. Questo lo avevamo ed era nero, non c'erano dubbi su questo. Fermo restando, ed era quello che dovevamo inserire in tutte le diciture. Ok? Lo vuoi scritto nella chat oppure no? Vabbè, te l'ho detto. No, ieri ti avevo chiesto se mi mandavi sto file, mi hai Te l'ho mandato il file mandato del ieri. 2018, del Franci, te l'ho 2018 Francesco, te l'ho mandato ieri. Te l'ho su mandato Google Drive ed è ieri. un'altra cosa, mi hai mandato quello del No, no, 2018. te l'ho mandato ieri.
Te l'ho mandato il 14 gennaio. Allora, a quinta commissione Francesco Bertolino te l'ho mandato ieri, il 14 ieri, gennaio. Ieri, ti ho chiesto, mi puoi dare l'ultima versione che hai? Comunque, no, va bene, ma io te l'ho mandato l'8 febbraio, cioè che era ieri. Francesco, ti ieri, assicuro, alle 10:28. Mi hai mandato un Google Drive. Te ne ho mandati due, f.bertolino@comune.palermo.it, 8 febbraio. Ce l'ho qua davanti, te l'ho mandato quante ieri. Quante sono le modifiche? Te ne ho mandati due ieri, ti ho mandato un Google Drive e questa che era l'ultima versione Word che avevo io, 14, del 14 gennaio, ti assicuro, guarda, te lo posso pure far vedere. Ho mandato due volte, no, questo è Google Drive, te l'ho mandato due volte, vedi questa? Questa qua? No, 10:04, te l'ho mandata alle 10:28, no, no. Non è questo, non è questo, non è questo. Io non ho altro. Vai, no, vai qua, scusami, 8 febbraio, vai qua. Questa? Questa. Questo è cliccato. Vai sopra, sempre sopra Google Drive. Sopra dove? Fra, guarda, io mi sento pazza, guarda, te lo faccio vedere io, non ti seccare, perché sennò... No, vabbè, ma io vorrei il file, aspetta, non mi interessa aspetta. Sapere... Aspetta, dove. Aspetta, no. Io ieri ho trovato questa email. Ascoltami, guarda, no, perché mi sento... Guarda qua. Guarda la data. Un giorno fa, lo vedete? Saluti Viviana, che è questo? A quinta commissione e a Francesco Bertolino, lo vedi? 14 gennaio 2020, non è un Google Drive. Io apro questa quinta commissione, c'è questo. Però lo vedi che io non so che dirti, cioè te lo posso rimandare. Ancora. E l'avevo mandato anche il 14 gennaio, se vedi. Io sto sparando quello di ieri, perché da qua al 14 gennaio... Vabbè, me la rimandi questo. È lo stesso, ho fatto inoltre, te lo inoltre di nuovo. Va bene, allora inserisco però questo. Però non è che più, ascolta, non è che è più aggiornato solo questo articolo, capito? Ma, oh sì, ho capito, ma dopo il 19 siamo arrivati alla fine, perché poi c'è palestra scolastica. Mi interessava sì. Questo. Però dico, adesso lo puoi anche modificare tu in maniera... Aspetta, stai presentando, interrompi. Dico, te lo posso dettare in un secondo, ce l'hai... Lo modifichiamo, dico fermo restando, sono due parole. Aspetta che lo sto salendo. Allora, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, aspetta un attimo. Allora, fermo restando. Quanto previsto. Dall'articolo 1, comma 2. Del presente regolamento. Virgola. Sì. Lo stadio delle Palme Vittorio Schifani è un impianto specialistico prioritariamente destinato a manifestazioni, campionati, allenamenti delle specialità di atletica leggera. L'impianto è dotato di, e c'è, area tecnica specifica. Quindi questa frase va tolta. Sì, perché avevamo fatto tutta una discussione dicendo, siamo sì, d'accordo. Questa frase viene inglobata dalla premessa iniziale. Dal fermo restando, che questa... E questo fermo restando deve essere riportato anche nella piscina comunale e negli altri impianti. Quindi questo lo prendo e lo metto uguale alla piscina? Sì. E prima o dopo la piscina? Credo prima. No, forse dopo, aspetta. Forse... Va bene?
Sì, poi praticamente c'era al punto 3, io ho una versione, però a questo punto non so più, perché ricordo che su questo ci avevamo lavorato una mattina, diciamo, con gli uffici. L'accesso alla pista di atletica, corsia e pedane coperta e scoperta è consentito esclusivamente a società e associazioni affiliate alla FIDAL e agli enti di promozione sportiva che praticano atletica leggera per attività che necessitano della pavimentazione tecnica. È uguale? No. Questo l'avevamo definito, E vabbè, vai. comunque. Però dico, cosa c'è scritto da te? Io non lo vedo, non lo so. La pista di atletica è destinata esclusivamente all'attività che necessita della pavimentazione tecnica. Poi No, in c'era ruota. l'accesso, la parola accesso è importante perché poi, sì, dico, secondo, mi ricordo, l'accesso alla pista di atletica. Scusami. È stato condiviso e corretto. Mi giri l'articolo 19, solo questo file, io lo sostituisco. Perché è sicuro che se tu hai fatto le modifiche, quell'articolo 19 che hai per ora davanti è quello modificato. E la chiudiamo là. E poi il 20 è palestre scolastiche. Magari poi Sì, nelle altre discussioni sul disco di cui non lo so, sì, sì. sono Però stata in. girami quest'articolo 19 soltanto, anche copia e incolla solo del 19, che io lo vado a caricare qua. Va bene. Sì, dico, rimane il fatto, dai un'occhiata anche perché successivamente ci siamo ritornati su alcune cose. Io non ricordo su che cosa. Sicuramente questo era sicuro, cioè era certo. Quindi tu sul 19 fai un confronto Certo. rispetto alle ultime discussioni, perché noi il discorso di FIDAL l'abbiamo fatto dopo. Quindi io Va bene. ancora qua Allora. ce le ho rosse alcune cose, però ricordo che c'erano. Colleghi, allora, se siamo d'accordo, ci vediamo più tardi in consiglio e poi giovedì mattina. Va bene? Predispongo l'invito per cantieri culturali o giovedì o venerdì. Vediamo la loro disponibilità. Quindi alle ore 11:39 dichiaro chiusa la seduta, stacco la registrazione, ci vediamo più tardi. A dopo. A dopo. A dopo.